Edizione Nicolaiana è già avviata ed è nella sua fase di candidatura, ciclo 2021, nel programma del Consiglio d'Europa, e quindi è solamente un, diciamo, avanzamento e uno stato dell'arte di quello che si sta facendo con questo itinerario culturale europeo, con la parte imprenditoriale, intellettuale barese. Ma noi abbiamo già chiaramente Bari come socio con la delibera consigliare 92 del 2018, abbiamo fatto un ottimo lavoro finora di progettazioni fatte grazie anche all'allora assessore alla cultura Silvio Maselli. E allora a che punto siamo? Siamo appunto nella fase di avanzamento importante che mai nessuno avrebbe sperato un anno fa, grazie ai soci russi e ai nostri partner russi che stanno trovando delle nuove informazioni in merito al pellegrino Barlaam, che è appunto l'oggetto del nostro itinerario culturale europeo, il tracciato materiale, ovvero il primo pellegrino russo che partì nel 1459 d.C. da Rostov, Veliky Grande, per fare questo viaggio misterioso e affascinantissimo, raggiungendo prima Roma, poi Bari, per recuperare questa mitica icona, miracolosa icona, e poi ritornare in patria, icona di San Nicola, che lo stesso San Nicola in seguito delle visioni gli aveva indicato. Il viaggio è importante perché si tratta non del solito viaggio verso della Terra Santa, che sono dei grandi santi per Ignazio Maiores, ma è stato fatto proprio con l'intenzione di arrivare fino a San Nicola. Il rapporto con la Russia in questo momento è fondamentale perché sappiamo quanti pellegrini possono arrivare da là. Non solo è fondamentale, però dobbiamo dire che è anche strategica la mediazione chiaramente della Basilica Pontificia di San Nicola, dal quale chiaramente dipende tutto il fiat, e nonché dell'approvazione di Papa Francesco, che tanto ha fatto a suo tempo con Kirill per poter trovare una soluzione che San Nicola, Oriente ed Occidente, è un tratto molto unificante di questo cammino, e quindi deve assolutamente seguire tutti i passaggi non solo istituzionali ma anche richiesti dalle varie autorità ecclesiastiche. Sono Mariangela Petruzzelli, la vicepresidente della Via Nicolaiana e la portavoce. E sono una giornalista internazionale, crediamo nel percorso di San Nicola. Io ne sono anche onorata perché sono anche una Petruzzelli, mio nonno ha fondato il teatro e quindi non poteva che esserci anche questo valore di San Nicola insieme al valore che porto dentro per la mia famiglia. Abbiamo iniziato questo percorso 4 anni fa a Roma, sono una delle socie fondatrici, siamo oggi a Bari per raccontare un percorso importante, lo stato dell'arte di questa associazione che si attesterà al Consiglio d'Europa il 31 luglio se tutto va bene. Io sono anche vicepresidente dell'associazione Miss Chef, che all'interno della Via Nicolaiana racconta le donne chef professioniste nel mondo e quindi il valore delle donne, della cultura della pace, che sono tanto sostenute da San Nicola. Siamo presenti anche da 7 anni a New York, dove portiamo anche messaggi di pace attraverso le religioni che si incontrano a tavola. Facciamo una tappa bellissima che era la Miss Chef, la Via Nicolaiana, nel 2017 ad Ostia, zona commissariata dalle mafie, dove facciamo incontrare la comunità ortodossa ebraica, islamica e cristiana a tavola con donne, professioniste e chef che hanno cucinato i piatti della tradizione letteraria nicolaiana e del pellegrino. Siamo presenti a New York, dove ci conosce il sindaco De Blasio, anche Francesco Genuardi, il console, l'Istituto Italiano di Cultura, dove già nel 2017 abbiamo lanciato il piatto della pace, il piatto delle donne chef, perché le donne sono un messaggio di pace, e anche in nome di San Nicola, proprio da Ground Zero, dove sta nascendo la Basilica di San Nicola ortodossa, sostenuta anche da tanti italo-americani pugliesi, proprio con le loro donazioni personali. Quindi io sono anche poi corrispondente di America Oggi, che ha raccontato già questo percorso della Via Nicolaiana attraverso Miss Chef, e continueremo a farlo. Noi siamo sempre presenti nel periodo del Columbus Day e conteremo di tornare a New York, se non nel 2020, nel 2021, in cui si pensa che proprio la Basilica di San Nicola, proprio a Ground Zero, possa essere battezzata ed aperta. Quindi viva le donne, viva la cucina tradizionale che unisce nelle tavole della pace e della solidarietà e dell'incontro anche delle differenze, che diventano multiculturalismo ma anche unione in questo momento molto importante, grazie alla memoria e al valore di San Nicola. Per presentare questa conferenza stampa, questa conferenza in nome di San Nicola, e per raccontare lo stato dell'arte della Via Nicolaiana, Nicola Assunto, di cui io sono onorata di essere vicepresidente e portavoce. Devo anche ringraziare l'amico Pippo Vacca, imprenditore, che ci ha dato questo contatto importante, grazie Pippo perché sei un grande amico, con la fondazione, perché si riunisce una base culturale e anche una fuga nel mondo importante, perché siamo qui per valori socioculturali ed etici, quindi io questo lo voglio sottolineare. Ringrazio Monia Franceschini, che è la Presidente della Via Nicolaiana, ringrazio Annalisa Tatarella, che è l'ufficio stampa e l'operatrice culturale della Fondazione, ma anche una Tatarella. Vi ringrazio perché per noi è un privilegio ospitare la vostra attività, il vostro prezioso progetto, perché San Nicola rappresenta, non solo rappresenta il barese, ma rappresenta il mondo intero, quindi questo progetto di portarlo da Bari alla Russia non potevamo assolutamente rifiutare, quindi siamo particolarmente grati. Tra l'altro io ho letto quanto già avete fatto e sicuramente illustrerete tra poco quello che finora avete compiuto, davvero delle tappe importanti, siamo qui per continuare questo cammino. E io mi complimento con voi, sono davvero onorata di questo incontro nel nome di San Nicola, della fede, della storia e della tradizione. Siamo nella fase di candidatura, poi vedremo se saremo scelti. Comunque si apre la fase, insomma, di studio, diciamo d'esame, chiamiamola così, che comunque è una sessione importante, perché si raggiunge con grande lavoro di impegno sociale, anche di risorse economiche che ognuno di noi ha investito personalmente, di impegno, di relazioni internazionali, di proprio progetti di itinerario, che sono azioni di itinerario mirate, che sono la famosa processione che noi facciamo toccando 4 municipi di Roma, da Ostia, che è il mare di Roma, dove c'è la chiesetta dei pescatori, fino ad arrivare naturalmente a venirci a Bari, dove abbiamo invitato anche una delegazione più volte. Sì, allora io direi di procedere con questo, innanzitutto di spiegare per motivo che siamo qua, la voce a Monia Franceschini, la Presidente della Via Nicolaiana. Nel frattempo saluto anche Giorgos Srancolas, che è il nostro referente della Camera di Commercio di Etero-Carnania, prefettura di Etero-Carnania, che è anche vicepresidente della Via Nicolaiana. Buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Bene, dici. Per noi la Via Nicolaiana è un'esperienza dal 2016 che abbiamo appreso questo cammino insieme a voi. Veramente è un'esperienza unica che speriamo che porteremo tutti insieme alla fine a realizzarla con la certificazione del Consiglio d'Europa. Noi da quando abbiamo cominciato abbiamo trovato questa idea molto bella, ma soprattutto abbiamo visto la grande importanza del collegare i nostri patrimoni culturali, parlare delle nostre storie. Allora, la Camera di Commercio è un ente molto, molto antico, tra l'altro nasce dalla fusione di 2 Camere di Commercio, ci vuol dire qualche cosa, anche perché è molto attiva e riceve diversi investimenti, fa diverse progettazioni europee e possono sicuramente interessare gli investitori, insomma, specialmente in rapporto alla costruzione della rotta nicolaiana greca. Noi come Camera di Commercio esistiamo da moltissimi anni, dal 1900 almeno a 98, siamo, 93 siamo diffusi in una, è vero, abbiamo una grande esperienza sulla programmazione europea. I nostri primi, diciamo, contatti con la Puglia e con la terra italiana sono stati con 3 progetti Interreg Grecia-Italia, sì? Con i quali abbiamo fatto molto lavoro sulla internalizzazione e sui prodotti di rilievo agroalimentari, con delle fiere e con diverse camere di commercio, soprattutto con la Camera di Commercio di Brindisi. Dall'altra parte abbiamo fatto molte progettazioni e siamo membri di diverse associazioni europee che riguardano le Camere, la promozione del territorio, il forum delle Camere dell'Ionio e dell'Adriatico, sulla quale il nostro presidente e vicepresidente, che rappresentano quasi 60 camere che si bagnano dall'Adriatico e dell'Ionio, e poi siamo membri anche del network Mirabilia delle Camere di Commercio che promuovono i siti UNESCO in tutta l'Europa, che ci siano 19 camere greche, 18 camere italiane, molte camere francesi, spagnoli, anche camere dei Balcani. E siamo anche sul network dell'ASCAM. È vero che con i progetti europei stiamo cercando di fare connessione e promuovere i propri territori. In che modo la rete Mirabilia, secondo te, dal momento che avete già avuto una prima riunione con i presidenti, tra l'altro, credo, di Bari e di Matera? Nel B2B meetings di promozione che hanno fatto la Camera di Commercio di Matera insieme all'azienda speciale, e là abbiamo anche parlato della possibilità di piano piano cominciare ad avere sinergia su quello che riguarda la rete nicolaiana. Qual è la visione della via nicolaiana che abbiamo potuto un po', ecco, dovremmo spiegare un pochino al pubblico la visione della via nicolaiana greca. Abbiamo iniziato nel 2017 coinvolgendo anche greche. Messolonghi, siamo andati alla firma della città sacra di Messolonghi e con la città di Naupactos, che è l'Epanto, con cui abbiamo anche tra l'altro fatto sinergia nell'ambito della fiera del turismo regionale di Nostos 2017. Abbiamo portato con noi anche una rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio per poter appunto fare anche un confronto con lo Stato del Cammini, che è tra l'altro un che verrà ripresentata quest'anno molto probabilmente nella format All Roots Lecturum. La verità è che abbiamo scoperto e è stato veramente molto ma molto interessante, ed è uno scopo per noi strategico di riuscire insieme a voi a raccontare la grande antica strada, la strada dei basiliani monaci che scusatemi, che camminavano e hanno costruito per centinaia di anni una strada che partiva dalla Cappadocia tramite Costantinopoli, arrivava sulla Terra Nostra dietro l'Ocarnania e si collegava tramite anche nel grande Epiro, nel nord Epiro, Albania in questo momento, con la Puglia e con le realtà dei basiliani in Puglia. Stiamo raccontando una storia di almeno 500-700 anni dove si sono creati dei monasteri molto importanti che hanno tramandato la cultura e hanno creato cultura. Come San Nicolas di Varassova, il monastero rupestre di San Nicolas Cremastos, che si collega con San Nicolas del Mesopotamo in Albania e gli altri monasteri bizantini, e anche con San Nicola di Casole e altri monasteri che esistevano in Puglia fino a Bari. È vero che ci sono tante chiese rupestre in tutta la Puglia, anche in Taranto e anche in Matera, che, sulle quali siamo sicuri che sono una catena di diverse realtà del monachesimo che erano collegate nell'epoca. Tutta questa zona è stata una zona di pellegrinaggio, è stata una zona di cultura, di crescita, di knowledge, sulla quale veramente noi la vogliamo raccontare, perché è stata scomparsa per centinaia di anni, ed è vero che con la via nicolaiana e con l'associazione ci danno la possibilità di ricollegare le due sponde con una realtà e una strada che ci collegava da anni e anni e anni. Per riassumere, anche per dare una, diciamo, un imprinting, una proposta. Se mi permetti, vorrei dire anche che la seconda parte della storia, che è lo stesso importante, è la parte dei marinai di Barlaam, che è passato dalla terra della Puglia e di Bari tramite la Grecia, probabilmente anche tramite Tolocarnania e Acaia, parte della nostra regione. Le tappe già ci sono, sono tutte ricostruite, sono state già sperimentate. Il punto è di però a questo punto far sì che qualsiasi visitatore poi lo possa fare, cioè che non si rimanga una sperimentazione così una tantum, ma che diventi un vero e proprio segmento di itinerario. Questa è la sfida che noi dobbiamo fare, tra l'altro non solo con la Camera di Commercio ma soprattutto con Assonautica Aeromediterranea, cioè come tramutare le antiche rotte in rotte che siano possibili, che siano fruibili dentro degli itinerari oggi moderni e che diano la possibilità anche ai piccoli gruppi, tra l'altro, di poter accedere a questa forma, diciamo, di turismo, cultura e storia. È vero che per i 200 anni della rivoluzione della storia grandissima che ci ha messo Longhi, la città sacra cosiddetta, sulla quale molti diversi paesi europei, gente che proveniva da paesi, soldati che provenivano da diversi paesi europei, più di 20, hanno combattuto insieme a quelli di Messolonghi per la realtà e per la libertà, per l'idea della libertà. Sì, è vero che su questi 200 anni ci sarà un grandissimo evento a San Nicola e a New York, sul quale per noi sarà un grande piacere a collegare con la via Nicolaiana, collegare con tutto questo lavoro che stiamo facendo gli ultimi 5-10 anni. Quindi San Nicola che unisce sempre nei secoli e ancora una volta si conferma. È proprio l'unione di genti e paesi, quindi ecco, il momento della resistenza greca è molto importante perché tra l'altro noi l'abbiamo già spiegata, raccontata nell'ambito di un'attività di itinerario che insieme ai basiliani nel Lazio attraverso i colleghi della Valle dell'Aniene. Per cui adesso io ti ringrazio Georg, sei stato gentilissimo, salutaci il Presidente. Grazie al nostro segretariato generale è la comunità montana di Esce Aniene. Ciao, ti ringrazio, ciao, saluta tutti e ci vediamo alla prossima volta. Vogliamo fare un saluto al mio collega Michele Cristando, se ci è onorato della tua presenza, insomma, tanto abbiamo comunque una televisione, insomma, che ci segue, c'è, e se vuoi venire a dirci gentilmente la tua testimonianza, sei un collega, mi permetto di darti perché sei un giornalista, sei un scrittore, grazie. Molto volentieri perché a ricordare Pinuccio, che è stato un mio carissimo amico, io ho conosciuto Pinuccio Tatarella nei primi anni 60, io ero un giovane cronista, Pinuccio era impegnato in politica e poi con Pugliadoggi praticamente eravamo colleghi, quindi ci siamo frequentati spesso e io dal 1995 al 2003-2004 sono stato nel Consiglio nazionale del Nord dei giornalisti ed ero il segretario della commissione di corsi che si occupava appunto della deontologia praticamente della professione, e nel gennaio 1999 io praticamente avevo una sorta di pendolarità tra Bari e Roma per via di questo impegno e capitava spesso di prendere lo stesso aereo di Pinuccio che era impegnato a Roma, e una sera proprio verso la metà di gennaio del 1999 prendevo l'aereo delle 18 da Bari diretto a Roma. Arrivato a Roma Pinuccio era attesa dall'autista, lui era diretto a Palazzo Chigi, io avevo l'albergo in via Renola, quindi nella stessa zona, Pinuccio mi accompagnò in albergo. In questo viaggio da Fiumicino a via Renola mi raccontò di questa sua idea, un'idea che sembrava così estemporanea all'inizio, ma lui man mano che sviluppava questo progetto, questa idea, diventava sempre più credibile, non solo ma a posteriori poi ho pensato perché Pinuccio me ne parlava non soltanto perché eravamo amici di viaggio, diciamo, in quel periodo, ma lui sapeva di parlare ad una persona che aveva non solo competenza ma anche passione per certi argomenti. Io nella mia vita professionale alla Gazzetta del Mezzogiorno mi sono occupato un po' di tutto tranne che di sport. Mi sono occupato soprattutto di politica, per una decina d'anni sono stato il cronista politico della Gazzetta a livello locale e nazionale, ma ho dedicato particolare tempo della mia passione anche di scrittura alla tutela e promozione dei beni storico-artistici, monumentali di Puglia. Quindi Pinuccio sapeva, anche perché avevo pubblicato dei libri su questo argomento, sapeva di parlare ad una persona appassionata quanto lui di questo progetto. E mi parlava di questo progetto che partiva dalla Russia, attraversava una serie di paesi e approdava in Africa addirittura. Un progetto, ecco, questo è importante. Un progetto importante e geniale. Africa era in Nord Africa. Un progetto di cui soltanto Pinuccio poteva essere autore, perché lui non era, come dire, la sua fantasia, la sua creatività intellettuale e politica era nota ed era anche apprezzata. E quindi questo progetto, questo mega progetto che mi impressionò, però nello stesso tempo Pinuccio mi disse: senti, io ne ho parlato a te per la prima volta, è la prima persona alla quale confido questa mia idea, ti prego di tenerla per te, perché poi nelle prossime settimane dovrò sviluppare questo progetto, metterlo su carta, renderlo in maniera organica e poi organizzerò una conferenza stampa di presentazione. E io ho tenuto fede a questa consegna fino a quando nel 2004, mi pare, ho letto dell'iniziativa della signora Franceschini e ho ritenuto di ricordare questa confidenza di Pinuccio del 1999. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di sviluppare questo progetto, perché poi purtroppo sappiamo come è andata a finire la tragedia del febbraio 1999, che ci ha colpito tutto, ha colpito soprattutto la cultura non solo italiana, ma anche la cultura meridionale, la cultura del Mezzogiorno. Pinuccio, lo sapete, pensava alla grande, per lui il Mediterraneo era un'area di espressione non soltanto politica, economica e sociale, ma anche culturale di quello che era la sua idea di fare politica e di approcciarsi alla società, indipendentemente dalle ideologie e dai discorsi prettamente politici. Ripeto, io non ero un uomo di destra, ero un giornalista che si sforzava di essere super partes. I comunisti mi accusavano di essere socialisti, i socialisti di essere democristiani, i democristiani di essere di destra, insomma ero un uomo libero e godevo fortunatamente di una certa stima professionale, per cui ripeto, l'idea di Pinuccio che spaziava attraverso il continente, partendo dall'Asia, attraversava il continente europeo per approdare in Africa, mi sembrava di una genialità, di una creatività eccezionale, e quindi l'ho sposata e l'ho tenuta segreta e l'ho riscoperta appunto quando ho letto delle iniziative della signora Franceschini, dalla quale ho ricevuto poi un messaggio qualche giorno fa invitandomi a questa riunione, alla quale, ripeto, ho partecipato molto volentieri. Io mi auguro che questa via nicolaiana nel nome di Pinuccio Tatarella sia veramente una realizzazione che porterà vantaggi all'economia turistica, all'economia culturale della nostra regione, dell'Italia e del Mezzogiorno, e nel nome di questa partecipazione, di questa cittadinanza mediterranea che tutti quanti abbiamo e che dobbiamo difendere con particolare orgoglio. Vi ringrazio. Grazie, ringrazio dottor Cristallo. Io sviluppo Elena Veretinikova. Ho detto bene, okay. Anche Nicomo, perché non ho pronunciato con nome, okay, che è rappresentante dell'associazione Altamir, pura cultura russa. Sì, faccio parte del comitato scientifico della Via Nicolaiana, io sono, si può dire, responsabile di tutti i collegamenti con la Russia, con la cultura e vari lavori che stiamo svolgendo e abbiamo svolto. Se ci racconti, penso che è quello che anche la mia Nicolaiana vuole raccontare, i rapporti con la Federazione Russa. Noi partiamo da Rostov perché, come cammino, perché sì, la mia Nicolaiana è una parte del cammino. Ecco, se ci racconti proprio tutto quello che storicamente in modo breve, naturalmente, il cammino alla via Nicolaiana fa sia come cammino materiale in Federazione Russa, e soprattutto, e quindi il legame con San Nicola naturalmente, poi le azioni di itinerario fatte, soprattutto nell'ultimo anno passato, nel 2019, anche perché c'è stata una presenza importante qui a Bari in dicembre scorso, con anche con il Presidente della Regione e comunque con la delegazione di San Nicola, anche con la delegazione, se ci racconti questo, sì. Grazie. Sì, nella collaborazione abbiamo fatto vari eventi nel lato religioso, nel lato di grande cultura, perché riuniamo tutte le intelligenze vera russa da parte professori di letteratura, scienziate, da parte che sta qui da anni e la parte che poi altri che stanno in Russia, oltre camminatori, oltre tantissime cose, perché è cultura russa che appoggia l'evento in sé che stiamo facendo, no? Devo fare l'elenco, abbiamo fatto grandissimi concerti, grandissimi spettacoli. Raccontaci l'itinerario del 2019 che ha fatto arrivare una delegazione russa, perché anch'io ero con voi nell'ultima parte finale a Roma a dicembre, perché dicembre è il mese di San Nicola, oltre che maggio. Chi è venuto dalla Russia? Sono venuti rappresentanti sia di istituzioni culturali che religiose che istituzionali, da quali comuni? Da Rostov e da Uglich, se non sbaglio? Sì, da Rostov, da Uglich, Yaroslavl, perché non era d'oro russo, e seguono i veri sindaci, direttori del museo di Rostov, Veliky, a Roma. Sì, abbiamo fatto diversi eventi, hanno visto comunque sia, sono stati presenti anche vari. In particolare raccontaci cosa avete fatto a Bari tra l'11 e il 13-14 dicembre, se non sbaglio. Io non ero con voi, però... E anche io non ero. Ah, no, pensavo che fosse... Stavo dicendo che... vabbè, di queste cose doveva parlare Monia. Raccontaci quello che ci puoi dire in relazione alla tua associazione social, perché nel comitato scientifico... Il mio lavoro è svolto, adesso vedete anche i risultati. Ma raccontaci due azioni velocemente. Azione, oltre che siamo stati presentati a Roma con due chiese di San Nicola di Ostia e San Nicola di Roma l'anno scorso, in prima fila con il sindaco, con l'assessore alla cultura. La chiesa di San Nicola, scusate, ti interrompo, a Roma, è la chiesa di San Nicola in carcere, che è di fronte al Campidoglio, nel municipio numero 1 di Roma, dove è la chiesa tra l'altro dei pugliesi e dei lucani a Roma, ed è proprio intitolata a San Nicola. E lì c'è un percorso importante che riguarda anche il cammino della processione che la via Nicolaiana organizza da anni. Sì. Okay. La chiesa di Patriarcato di Mosca, chiesa cattolica, abbiamo fatto un grandissimo spettacolo vittoriano, per esempio, con un grande regista, sul spettacolo di musica. Di musica, nostra antica, abbiamo fatto un grandissimo evento con il concerto, con la presentazione della cucina russa, perché sono due associazioni che sono un po' parlano della cultura russa, ma in modo diverso. Una cultura russa più tradizionale, più diciamo folcloristica, più popolare, e la cultura russa a livello elevato, la vera cultura russa di intellettuali, di scienziate, ricercatore. Ok, Elena, grazie. Devo ringraziare, perché stanno andando via, la ColorataTV di Vito Giusto Potenza. Grazie Vito, sì. Grandissimo giornalista, sì, grandissimo regista della film di San Nicola. Allora, lo ringrazio tanto, perché allora, io Vito lo conosco da 20 anni quasi, ha dato vita al primo vero docufilm su San Nicola che noi presentammo a Bari Vecchia con Mario Monicelli e con Cinema da Mare, a Bari Vecchia, a Fortino, con tutta una processione bellissima. Devo ringraziare anche Bruna di Palma. La Rosa, tra l'altro, è stata anche una nostra Miss Chef, una tappa bellissima con la mia associazione internazionale, presente anche a Biotto, che nella via Nicolaiana si occupa della cucina letteraria, la cucina del pellegrino delle donne, perché poi Miss Chef è anche la celebra le donne. San Nicola è il santo delle donne. Ne abbiamo parlato, poi daremo voce. Nel dicembre del 2018 abbiamo, chiedo scusa, nel dicembre del 2018 abbiamo fatto una tappa bellissima al villaggio di San Nicola, anche con le campus, e tu hai concorso, sei arrivata seconda, ha vinto una giovane ragazza tra l'altro immigrata, insomma, però lei ha fatto un'ottima prova perché lei è un'artista chef. Rosa, tu sei una grande artista nel mondo e sei stata una nostra chef a Bari nel 2018, è stata una tappa bellissima, anche Monia ci è venuta a salutare. Questa esperienza di San Nicola, la cucina, ma anche Vito Giusto Potenza, voi avete realizzato questo progetto, se ce lo dici in 2 minuti velocemente. È stato un progetto appunto in collaborazione con Mira Mare con Franco Rina, sì, Cinema da Mare. Io la portavoce all'epoca, ecco, sì. Tu eri la portavoce, è stato veramente straordinario. Abbiamo avuto Mario Monicelli, c'era Vindenders, Mario Monicelli, abbiamo avuto Paola Casman, anche un'amica che è venuta un po' anche per il teatro Petruzzelli, che io mi onoro di essere erede, e veramente si è staccato il cavo, mi hanno detto, non so se ci vedono, si chiede scusa. Volevo appunto che abbiamo creato delle opere specifiche, infatti ho delle opere specifiche su San Nicola, su Mario Monicelli, anche con Paola Casman, sì, un grande evento. Ho presentato anche il suo libro, sì. Paola Casman, Suo Tempo, e come dicevo in realtà non è finita là, ogni anno con Vito Giusto Potenza nella mia galleria, la Global Art di Noi Cattaro, portiamo avanti sempre questa tradizione. C'è anche un attore storico di Barivecchia che viene ogni anno vestito da San Nicola e portiamo avanti anche questa tradizione ogni anno. Che altro dire? No, parlando anche di Tatarella, io ci terrei veramente tanto, per 2 minuti lo dico, conosco Tatarella grazie. Annalisa Tatarella, oggi siamo qua per un motivo importante, perché chiaramente il sostegno della Fondazione a questa iniziativa è fondamentale. Era importante e fondamentale dare sostegno a questa associazione, la Nicholas Root, la via nicolaiana, perché rappresenta un percorso di valorizzazione del territorio che lega storia e tradizione nel nome di San Nicola, quindi non potevamo dire il nome nella maniera più assoluta. Siamo orgogliosi e onorati di intraprendere questo percorso insieme che abbiamo appoggiato sin dalle prime battute, quindi è molto interessante perché questo progetto collega la figura di San Nicola da Bari fino alla Russia, quindi è un progetto che davvero porta la figura del nostro santo in giro per il mondo e siamo particolarmente orgogliosi, è anche un progetto di fede, di storia appunto come ho detto prima. Buongiorno a tutti, siamo qui alla Fondazione Tatarella con ColorataTV Bari. Io sono Andrea Vitetto, il segretario dell'associazione Le Vie di San Michele. Noi ci siamo uniti con la Via Nicolaiana attraverso un protocollo d'intesa in quanto perseguiamo lo stesso obiettivo, ovvero anche essendo un itinerario differente, quindi al centro la figura di San Michele e non di San Nicola, però perseguiamo l'obiettivo della certificazione europea come itinerario culturale. Infatti in questa occasione, con questo protocollo, siamo riusciti a stringere anche delle competenze proprio sulle burocrazie e sulla progettualità di questa certificazione. Noi come associazione abbiamo 20 sedi in tutta Italia e inoltre facciamo già parte di un reso europeo che riguarda sia la Francia che anche la Spagna. La Puglia è molto importante in quanto soprattutto appunto il Gargano è che è patrimonio UNESCO. C'è stata la prima apparizione del santo fin dal 492 d.C. quindi abbiamo valori sia storici che culturali. Infine vorrei ricordare che comunque si trattano sempre di cammini alla ricerca dell'autenticità e la valorizzazione di tutte le aree, anche i borghi rurali, anche inferiori. Inoltre, per quanto riguarda la partnership che abbiamo creato, la proseguiremo proprio per definire tutti i contorni che riguardano le varie nazioni europee affinché si possa concretizzare l'anno prossimo la certificazione. Elia, vai ai marinai e di loro che vadano a prendermi dalla città di Mira e che mi pongano qui. Avendo Dio così permesso.